Si tratta di una libera associazione di artisti uniti da un intento comune, nata grazie all'incontro di Vasily Kandinsky e Franz Marc. Il nome del gruppo dipese dalle opere di Kandinsky, che proprio in quel periodo si trovò a dipingere diversi cavalieri. Un quadro del 1903 ha come titolo Cavaliere Azzurro e dal colore blu, che Marc riteneva il più puro in assoluto, il colore della spiritualità. Ebbe tre principali caratteristiche: fu un gruppo cosmopolita, quindi non si fossilizzò solo sulla cultura di una nazione, ma rimase sempre aperto a idee nuove. Fu trasversale nelle tecniche artistiche, non concentrandosi solo sulla pittura. Attribuì al colore un valore simbolico, lottando contro il naturalismo in favore di una liberazione delle forme e verso l'affermazione di valori spirituali. Gli artisti del gruppo crearono un almanacco, chiamato anch'esso Der Blaue Reiter, che inizialmente doveva essere un periodico, ma poi uscì come versione unica nel 1912. A cinque pittori in particolare si riferisce il termine Cavaliere Azzurro: Vasily Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, Alexei von Jawlensky e August Macke. Il gruppo nacque nel dicembre del 1911 e portò avanti la propria attività con mostre e con la pubblicazione di un almanacco. Il gruppo si sciolse nel 1914 con lo scoppio della Grande Guerra. Il Cavaliere Azzurro si formò a Monaco di Baviera, ma le mostre si tennero anche a Berlino, Colonia, Francoforte e Hagen. Ad ogni modo si tratta di un movimento tedesco, pur avendo avuto delle influenze anche in altre parti d'Europa. Questo gruppo non ebbe un programma artistico o sociale e nessun progetto di attività comuni, mostre a parte. In base a un'affermazione contenuta nel catalogo della loro prima esposizione, il loro scopo era semplicemente giustapporre le più varie manifestazioni della nuova pittura su una base internazionale e mostrare tramite le differenti forme rappresentate le molteplici vie in cui l'artista manifesta i suoi desideri interiori. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!